Benvenuti sul canale di Axios00, benvenuti in quella che sarà una nuova serie di The Medium. Il Medium, ragazzi, è uscito praticamente ieri pomeriggio, inoltrato alle 17 circa. Io ce l'ho per Xbox Game Pass su PC, quindi proviamo a vederlo insieme. È un horror a tutti gli effetti, quindi scopriamo insieme di che cosa si tratta. Ho messo la grafica a palla, spero che il PC riesca a fare tutto quanto correttamente senza problemi. Facciamolo partire, anche perché è la prima vera esclusiva per Xbox Serie X e S. Ed è anche su PC, ovviamente, se avete Xbox Game Pass, e lo potete trovare sullo store Xbox. Allora, sono veramente curioso di vedere che cosa ci aspetta in questo gioco, perché mi ha ispirato un sacco da quando l'ho visto la prima volta, quindi sono veramente molto, molto, molto curioso di scoprire di che cosa si tratta nello specifico. Tanto c'è una farfallina. Salve, farfalla. Che ci dice? Ho installato nell'hard disk, ragazzi, nell'HDD, non nell'hard disk con... cioè, l'hard disk, non nel solid state disk, quindi non in SSD, perciò stavolta vedremo, rispetto a quanto ho fatto con Cyberpunk 2077, stavolta vedremo i tempi di caricamento su HDD, che alla fine è un po' il sistema di storage che ancora quasi tutti adoperiamo, salvo per alcuni giochi che usiamo spesso o per, se avete un PC ovviamente, o per cose particolari. Le nuove generazioni di console fanno tutto invece su SSD. Ok, i tempi di caricamento un po' lunghetti obiettivamente, ma ci può stare, ripeto, essendo su hard disk. Bene, si parte bene. Ho messo i sottotitoli, come vedete. In italiano la vibrazione del controller è allucinante, a dire poco. Ho sentito... mamma mia. Sta vibrando di brutto e me la sta facendo prendere malissimo la situazione. Io non so dire, ma questa tizia mi sa che finirà malino. La coordinazione mentre corre è bellissima. Non ho mai capito perché quelli che scappano quando arrivano davanti a un lago si fermano e non si tuffano e continuano a nuotare. Magari passando sott'acqua. Proprio da film horror è questa cosa. Aia, magari le avrebbe sparato lo stesso, ma andando sott'acqua forse si sarebbe potuto salvare per un altro po'. Visto che è buio pure, non credo che l'avrebbe vista sott'acqua. Che è sto? Mamma mia. Toglietela alla teiera. Ever since I was little, I've had this. Che fortuna! Ma il sogno. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. Il file iniziale è di 24 giga, il gioco, e è già uscita una patch di 14 giga, faccio per dirvelo. In certi momenti però... It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. Date il fumo in basso a sinistra. I managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. But part of me I could never fully understand. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Che cosa avrebbero dovuto sapere esattamente? Comunque, io prima ho detto esclusiva Xbox Serie X e S, ma ovviamente compreso anche il PC in questo perché Microsoft, intendo esclusiva Microsoft. The day I went home to say goodbye to my father. Guardate quei rami. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. È attivo il ray tracing, è attivo tutto, eh. Tutto a palla.
Lei, signorina, fuma un po' troppo, fa male, io glielo dico, eh. Giusto per dire, anche perché tanto, cioè, non lo so, magari per quello che vede, forse quel tipo gli serve, non lo so, la cicchina gli serve. I just had to find his special tie clip. Oh mio Dio, le ombre al terra, sul pavimento. Ok, questa è bella davvero. E anche riflesse sul mobile dietro di noi. Dipende da dove mi muovo, altrimenti guardate. Scusatemi un attimo, mi perdo in questi dettagli, ma... E quindi mi ricorda tanto, non so perché, Siberia. So che non c'entra quasi niente, ma come genere intendo. Cioè, come genere, anche come storia, ma... Me lo ricorda tantissimo, leggiamo. Ottobre. Memoriale dei Santi Angeli Custodi, funerale alle 10. Che fortuna, ecografia, alla grande, Nostra Signora del Rosario, biopsia, pure. Poi... il necrologio dov'è? Il viare Pacco Marianne, visita del neurologo. Perché mi sembra funerale alle 12.30. È già morta la nostra persona. Benissimo, ok, perfetto. Ma tutti i funerali, ma fa anche qualcosa? Ecografia, visita del neurochirurgo. Funerale alle 9, funerale alle 11.27. Passare a prendere Marianne alla stazione. Ma è nostro padre quindi questo? È una vita piena, proprio. Novembre, ogni santi, giorno dei morti e intervento. Lo vedo malino. Ok, allora, bene. Non credo lo troveremo ancora vivo, onestamente. Io spero di sì per lui, poverino. Però qui c'è qualcosa. Oltre a gustarci un po' di effetti ombre. Ovviamente tra i mobili non si passa e questa è una cosa che è rimasta dai tempi dei tempi ormai. Quindi va bene, ma di qua nella stanza? No, no, proprio non si va. Cioè deve essere... uno di quei separé di marmo che di amianto, scusate. Che shit. Cavolo. Yeah. Nice to see you too. Ok, era il gatto jumpscherizzato. Dicevo, ci dovrebbe essere una paratia di quelle di amianto che praticamente ti avvicini e ti respinge in automatico. Non lo so. Io vado dietro al gatto, Jack's room. It's like he never... Lo sto mandando io al rallentatore, ha fatto un movimento Jack particolare. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. Ah, ok. It felt good to be useful. Beh, se sei contenta, se ti faceva piacere a te, bene così. Molto, molto religioso, comunque. C'è altro oltre a quella X? Direi di no. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Di solito quando te lo dicono troppe volte non va a finire bene, però... Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Mio Dio, com'è animato però. Il gattino. Guardate! Ma signor gatto, ma io la adoro! Sono un grande amante dei gatti, però insomma, quello lo adoro. Come on, è che non Jack, mi piacciono, Tendiamoci. Ok. Let's do this the other way. Sarebbe tieni premi e tieni premuto LB per attivare l'intuizione. Ah, l'ha nascosta qui dietro. Ah! Ferma cravatta di Jack. Dì addio a Jack, raggiungi le pompe funebri. Bene, questa invece è la chiave delle pompe funebri. Ok. Va bene. Certo, è ferma cravatta però. Ah, c'è modo di ruotargli gli oggetti quindi. Oh mio Dio. C'è una fonte di luce. In pratica non so se varia all'ambiente in cui siamo o è generica. Semplicemente una fonte di luce che viene dall'alto verso il basso, più o meno. Poi lo scopriremo andando avanti, magari in altri ambienti. The Last Goodbye si chiama, sto coso? Non riuscirò mai a mettere dritti alla prima sti oggetti così. Funeral Home. Bene, e se io faccio combina tipo... Mi dice di no. Ok. E l'ho trovato il fermacravatta. Quindi possiamo raggiungere le pompe funebri adesso. Vabbè. Ok, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Allora andiamo di sotto. Time to say goodbye. Non credo sia questo il di sotto. Cos'è, la camera da letto? Weird to be back in my old room. So many memories. Allora yeah. I used to have a thing for him.
I bagherozzoli con le ali? I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ah. Quella sfarfalla un po', tra l'altro, visto che stiamo parlando di farfalle. Guardate, anche da fuori, quel quadro in basso a destra sfarfalla. E quella è una cosa che dovrà essere patchata. Vi ripeto che è già uscito una patch dal day one, praticamente. E, o perlomeno entro il day one. Bambini all'orfanotrofio. Ah. Beh, abbiamo un animo gentile comunque, noi. Dice altro. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Ho come l'impressione che troveremo nostro padre in una forma un po' particolare giù. Che poi padre, è davvero padre o ci ha accolto e basta? E quindi, diciamo, è diventato un padre un po' in forma spirituale, diciamo così? Non esattamente. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Huh. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Gentile signor Orkan, è richiesta la sua partecipazione al prossimo incontro genitori-insegnanti perché vorremmo parlarle della situazione che si è verificata giovedì scorso. Per riassumere, Marianne ha consegnato a uno studente un messaggio da parte della nonna di lui, scomparsa di recente. Ah, abbiamo dato una mano quindi contattando la nonna, ma mi sembra anche giusto, abbiamo fatto una cosa carina. Comprendiamo che Marianne stesse tentando di consolare il proprio compagno, ma lei di certo si renderà conto che è un comportamento a dir poco inappropriato. Poiché non è il primo problema comportamentale di cui la informiamo, crediamo sia ora di incontrare e discutere del futuro di Marianne nella nostra scuola. La direttrice Zofia Cagna. Una cagna proprio sta Zofia, mamma mia. Allora. Family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like pretty sick, huh? I was such a dork. Ma che cos'è esattamente? Scheda di ammissione in terapia intensiva. A 3 anni? Diagnosi iniziale: ustioni di secondo grado sul 35% del corpo, torso e zona superiore degli altri, sospetti danni da inalazione. Oh cavolo. Finché non sarà escluso l'avvelenamento da monossido di carbonio. Ma ci avevano provato a dare fuoco, cioè che cavolo. Abbiamo cercato noi di dare fuoco alla casa o ci hanno salvato in quel modo? Ci hanno ripreso per i capelli, come si direbbe. Inizio a capire anche perché la nostra eroina qui, che non è esattamente persona bella del mondo al momento, almeno per quanto la bellezza sia soggettiva, però. Chiave delle pompe. Come chiave delle pompe? Che vuol dire? No, fermo, cioè, guarda. Ma perché X? E che ci mettiamo? La chiave? Forse devo dar da mangiare al gatto, magari. Che dite voi? Funerale simbolico di Sierza Mine. Della miniera di Sierza. Quindi mine. Ok, oggi i minatori della miniera di Sierza, pensavo fosse un nome, Sierza, non lo so perché mi era sembrato un nome, si sono presentati al lavoro come al solito, ma invece di torce e picconi hanno portato una bara nera con sopra candeli accesi a simboleggiare la morte dell'azienda. Questa non è la morte della nostra miniera, hanno detto i membri del comitato per il salvataggio della miniera di Sierza. Non permetteremo che i nostri lavori vengano seppelliti. Questa bara è per la società carbonifera Vistola. O Vistola. Alla francese, non saprei. I minatori hanno anche annunciato che domani andranno al lavoro. Si rifiutano di accettare che la miniera di Sierza smetterà di essere operativa. Nel frattempo, i loro colleghi continuano a protestare davanti alla sede principale della società. Ok, quindi missione della NASA, addirittura. Quindi è ambientato nell'epoca in cui c'era Bill Clinton come presidente degli Stati Uniti? Ok. Quindi è ambientato in teoria nel mondo reale. Cioè, ci sono nomi veri, non cose a caso. Forte come cosa questa. Molto interessante, molto interessante. Flickeramento.
flickering delle melozze, ok? Le melozze che flickerano. Looks nourishing. E allora diamoglielo, dai, al povero disgraziato del gattino. Sembrava già anche aperto, se non ho visto male, quindi. Ok. Cibo per gatti. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Vedi che ti vogliamo bene, si può dare una carezzina magari? No? No, vabbè. Visto che non ti lascio morire di fame. Chissà se non gli avessimo dato da mangiare. Oh, Jack. Magari forse... Ah, felino affamato, hai dato da mangiare al gatto nell'appartamento di Jack. E se non l'avessimo fatto avremmo trovato il suo spirito, magari? Chi lo sa? Ora mi è preso il dubbio, eh. Credo che qui ci si possa interagire. Urca! Urca! Ah, è per lo sviluppo delle foto. Ma non ne devo sviluppare io foto, no? Giusto? No. Ah! Ok, facciamolo allora. Dai che sviluppiamo... Mi è sempre piaciuto un casino sta cosa di sviluppare le foto. Voi non avete idea, l'avrei sempre voluto fare. Allora, illuminare la foto per 5 secondi. Quindi per illuminarla l'ho messa qui per forza. Non è che ci sono altri modi. Quindi 5 secondi ragazzi, eh. Via. Poi. Non lo so, ma l'abbiamo illuminata, dai. Credo fossero 5 secondi. In multigrade per 3 secondi. E multigrade qual è? Secondo voi qual è il multigrade? In stop e in fixer. Non lo so, di solito si fanno le cose alla... Cioè, a... con un senso si mettono le bacinelle. 3 secondi, questa era. Vai. Troppo presto. Ah, ok. Va bene. Ok, no. Si fidi. Questa. Vai. Che cos'è? Sembra la foto di nostro padre, forse? In stop for 3 seconds. For 3 seconds. Ok, va bene. Via! Oh, ce la stiamo cavando, eh! Non abbiamo ancora buttato all'aria niente. Se si può fare, non saprei, onestamente. Via! È nostro padre. Oh, via. Jack! Quindi abbiamo la foto di Jack. Bene. Mi fa piacere sta cosa. Neanche una civmentina, un qualcosina. Tipo per aver dato da mangiare al gatto. Oppure magari ne avremo bisogno dopo, eh. Non è esclusa la cosa. Non mi segnala altro. Il gatto deve aver finito perché non c'è più. Quindi possiamo tranquillamente uscire da... Mi son perso, ragazzi. 3 minuti e mi son perso. Un'altra stanza? La porta per l'uscita credo sia quella in fondo. O forse questa. Cioè, questa non è la porta. Questo è il bagno. Ok. Uè, grandi. Ottima lettura, ragazzi. Consigliatissimo a tutti, consigliatissimo a tutti una lettura del genere. Sempre interessante da leggere. Ok. È la creazione del grande fratello, in pratica. E allora usciamo. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Immaginavo che le prime volte li avrebbe utilizzati lì, aveva senso farlo effettivamente. Cioè, l'impresa di pompe funebri, dov'è che li vuoi usare se non lì, no? Ragazzi. Che bello. Guardate il muro. Si può entrare qui in casa? Scusi. No, ok. Magari ha detto è morto qualche parente, che ne so. Piccola visuale cinematografica. Qui non si va, quindi scendiamo pure giù. Io controllo sempre tutto perché si sa mai, magari quello che abbiamo fatto delle foto ci servirà per dopo, eh. No, lo dico perché di solito in questi giochi d'avventura è sempre questo tipo di avventure. Un tempo si chiamavano avventure grafiche o punta e clicca, ma qui ormai di punta e clicca c'è più poco. Jack taught me to accept my
condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. In pratica noi siamo orfani e siamo stati tirati su da Jack, che è l'unico che ci ha accettato. Ok. The last goodbye. Che, tra l'altro, è la stessa cosa che c'è scritta nella chiave. Ora, non mi sembra un posticino di quelli rilassanti e tranquilli. Che c'è scritto? Ah, casa, casa, via. Insomma, dove dobbiamo andare? Si fidi che abbiamo la chiave. Detective interiore, ha ispezionato 25 oggetti in una singola partita. Ah, io ve li dico, questi achievement, perché mi vengono a schermo, ma non so se voi li vedete. Quindi preferisco dirli. Così almeno lo sapete, che ci sono degli achievement comunque nel gioco. Beh, ormai tutti i giochi, a parte tutte le console, tutti i sistemi, console e anche su PC, ci sono gli achievement ovunque. Steam mi viene in mente, mi vengono in mente i platini, no, di PS, di PlayStation, oppure gli achievement classici di Xbox. L'unica che è rimasta fuori da questo sistema, se non ce l'hanno i giochi al loro interno, è Nintendo. Cioè, lo vedo che è un bell'albero questo, ma a parte ciò... Mamma mia. Siamo noi insieme a Jack. Bella foto quella, dai. Eravamo venuti bene, leggi. Registro funebre, nome del deceduto Adam Novak. Contatto di un familiare, bla bla bla, ok. È una donna? Sesso uomo, non donna. Perché ho letto uomo-donna e non avevo visto la crocetta. Chiedo scusa, infatti ho detto, ma Adam? È un nome da donna, davvero? Sembrava strano. Luogo di nascita a Cracovia, ok. Servizi extra, imbalsamazione, vestizione... Che fortunelli! La signora Novak oggi ha portato il pagamento, è nel mobile. Robert si è preso il venerdì libero, quindi dovremo trovare qualcun altro per il funerale. Ah. Ok. Vabbè. Quindi dov'è che ha detto ieri il pagamento? Nel caso prendiamo i soldi e scappiamo? Nel mobile! Va bene, ok, perfetto. Nel caso abbiamo i soldi. Chiave della stanza preparatoria. Prepara Jack per l'ultimo viaggio. Ora lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Non vorrei che sbagliassimo e mettessimo Adam al posto di Jack. State a vedere se non combino casini. State a vedere, come va a finire. Che tanto già lo so. Già lo so che sbaglierò persona. Nonostante abbia visto la foto di Jack, forse è per quello che serve. Quella più specifica, diciamo così. Per farti capire chi è che devi prendere esattamente. Allora, preparation room. Ok, perfetto. Quindi, usiamo la chiave della stanza preparatoria, perfetto. Fliccherio che c'è dappertutto, praticamente, il fliccherio. Devono sistemarla, sta cosa. Guardate, su parecchie texture qui, in questo caso, è sulla barra di legno che c'è sotto alla porta, alla base della porta. Prima era sul quadro, ve lo ricordate, sulla farfalla, l'abbiamo visto sulla mela. Queste sono baghettini che vanno risolti degli effetti luce. Io vi ripeto che è tutto a palla, ray tracing attivato di Nvidia, è tutto quanto attivo. Ok. Not sure if I'm ready for this. Ma sì, ma non si preoccupi, non mi faccia ste cose, ste inquadrature alla Silent Hill o alla Resident Evil, che erano, ai tempi ci potevano anche stare, obiettivamente, per come erano. No, io vomito. Fermi. Allora, calma. Che devo da fare qui? C'è un armadio? Ok, questo non è un armadio, obiettivamente, è un'altra cosa, però. Hey, Jack. Ok, tiriamo fuori. Ciao Jack. No? I got your special clip. No. Where's your tie? Ci manca una cravatta. Dannazione, ci manca la cravatta. Questo è un problema.
Non è che l'ha presa il gatto. Eccola qui, ok. Non l'aveva il gatto, non l'aveva il gatto. Meno male, meno male. Combina il fermacravatta con la cravatta. E ok, fatto. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Povero gattino. Non c'entrava niente, poverino lui. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it... It just burns you from the inside out. Io continuo a pensare che lo vedremo. I guess you're ready. Che siamo una medium, no, alla fine, quindi dovremmo... poter avere una sorta di incontro? Il riflesso di noi sul metallo. Prima c'era, ora non c'è più. Guardate. Poverina, ci credo. Cercato fare anche sta cosa. Oh, can't you people read? The sign that's closed. Senti, appunto, i passi non mi sembravano di una persona normale, erano un po' troppo pesanti. Questo controller prima o poi mi destabilizzerà gli organi vitali. Non lo so io, ma sta vibrando come un matto. Sì, l'abbiamo preparato Jack per l'ultimo viaggio, ma noi chi ci prepara adesso? Per quello che stiamo per vedere? Perché immagino sarà così. Vabbè. Guardate in alto a destra sulle scale. Prima di andare avanti. Lei non l'ha visto, evidentemente. No, io sì. Si inizia con le cose inquietanti. Oh, devo proprio entrare lì. Cioè, non c'è un'altra strada. Si può prendere un gelatino a qualche parte? Non lo so. Facciamo... What the hell? Ombra al muro. Vista. Check. La possiamo segnare? Era qui, praticamente. Si può girare? Guess you felt it too. Gattino! È stato lei o è stato l'altro? Ullala! Che scattio che c'è stato per un attimo! Ullala! Ok! Ma Jack! Are you crying, my child? Ha una maschera. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Bellissima questa scena, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. Quello che vede lei è quello che vedrebbe qualcuno in quella stanza. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, mi sembra convinto. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack.
It'll be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. Credo il problema fosse un qualcosa al cervello, evidentemente. I promise. Visto come l'hanno aperto. No risky stuff then. Huh? Right? Per quello credo che abbia l'apertura lì. Right, un'operazione. Sta passando. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Sta passando oltre. Credo che quella luce voglia dire questo. Esatto. Wow. Toccante però, dover fare una cosa del genere con la persona che ti ha cresciuto in pratica, anche se non era il padre vero, ma colui che l'ha cresciuto fin da quando era piccola. Most people would give anything to have that opportunity to say all the things that were left unsaid, but it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. E ci credo. I love you too, Daddy. Toccante sta parte, decisamente. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided, torn between two realities. But no, I was the only one. È un goccetto, non te lo vuoi fare? Bevi prima, dai retta. Or so che te lo meriti. E invece. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Che è successo? Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke. You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? Non è che uccidiamo la gente, I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... Molto Dylan Dog in tutto ciò. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Ci siamo. Hello? Questo è davvero l'inizio. Il vero inizio del gioco. Figata. Piaciuto un botto questa prima parte. Questa parte introduttiva, diciamo, di The Medium. O The Medium. Il Medium. La Medium, nel nostro caso. Bluebird Team Production, mamma mia, sei una figata. Sembra veramente, veramente figa come cosa. Voglio davvero ora vedere come la svilupperanno, perché potenzialità enormi, ovviamente, come tutte le cose che si basano un po' sugli spiriti, sul paranormale, si possono creare veramente delle storie molto varie, molto diverse tra di loro. Spero che sia questo il caso e che non siano caduti nei soliti cliché, nei classici cliché, che ormai si vedono un po' troppo nei film, onestamente. Se siete avvezzi al genere dell'horror, vediamo insieme che cosa hanno creato con questo gioco. Sono molto 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 curioso. Queste sono immagini vere comunque, di repertorio forse. O non credo create appositamente, sono di repertorio. Molto molto belle. Vermiciattoli. No, lo so, virus, non so cos'erano esattamente. Era un sismografo quello di prima. Oppure una macchina della verità. Chi lo sa, chi lo sa. Voi sicuramente sì, io no.
Questo è qualcosa che usciva dall'uovo. Che ce lo vuoi mettere un uovo che si apre, si schiude e fa uscire il porcino? O qualunque cosa porcino con la R, è importante, perché con la L è troppo italiano. Sto scherzando, ovviamente la sto buttando un po' sul ridere, perché in un gioco del genere magari ci vuole anche. Ragazzi, capitolo introduttivo fatto. L'ultimo saluto hai mandato via lo spirito di Jack. Guardate qui che posto che è questo. Cioè, ha degli scatti strani, perché in pratica scatta a caso, direi. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Credo che debbano pacciare, Perché è strano. Sure seemed to know me. Cioè, scatta nei cambi di inquadratura, in pratica, che non dovrebbe scattare in quei cambi. È come se scattasse durante il caricamento dei cambi di inquadratura, qualcosa del genere. Qui invece ho visto una cosa un po' bruttina. Ho visto dei cambi di texture, proprio di qualità di texture enormi, tra degli alberi che sembravano veri e degli alberi che invece... Vedete? Ve l'ho detto. Scatta tra i cambi di inquadratura, è molto strano. E altri che sembravano proprio appiccicate le foglie sugli alberi. Vecchio stile, in pratica. In ogni caso, in un gioco del genere, soprattutto vedi la storia. Ovviamente, la grafica fa il suo. Tipo, il piumino che ha lei addosso è veramente fantastico. E siamo arrivati, quindi... Dove dovevamo andare, a quanto pare? Neva Workers Resort. Right off the bat. I could feel there was something off about that place. E allora non andiamo, no? Lasciamo stare la gente a quello che vuole fare, meglio. Comunque, ragazzi, per questo primo episodio di La Medium, perché mi piace dirlo così in italiano, ci possiamo salutare qui. Spero questa serie la seguirete, spero vi sia piaciuto questo primo episodio. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, di condividerlo sui vostri social, ovviamente, se vi va, se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima.